Introduzione della nozione di organizzazione criminale, la direttiva sulla lotta al finanziamento del terrorismo, il lavoro sul regolamento della Procura europea e poi un intergruppo di paesi per fissare le regole sul rispetto dei minori migranti nelle fasi di identificazione. Bilancio dell'attività di parlamentare europea per Caterina Chinnici del PD, seconda nostra intervista del ciclo dedicato alla delegazione siciliana che ci rappresenta a Bruxelles. Sentiamola Chinnici. Ho lavorato alla direttiva per il contrasto al terrorismo, dove sono state inserite una serie di misure sperimentate positivamente nel nostro paese. Mi riferisco per esempio al contrasto al finanziamento al terrorismo, alle misure della confisca e del sequestro, diciamo alle organizzazioni criminali e così via, lo scambio delle informazioni, che è un'esperienza del nostro paese molto molto significativa. Quindi ho lavorato su questo tema, tuttora sto lavorando al rapporto conclusivo della Commissione speciale sul terrorismo. Su questo tema ho promosso una ricerca che ho presentato al Parlamento e che spero possa essere, diciamo, un contributo allo sviluppo ulteriore della successiva legislazione sulla nozione di organizzazione criminale. Rispetto alle politiche di gestione dell'immigrazione e all'accusa che viene rivolta all'Europa di essere stata indietro, rinunciataria, di non aver sostenuto l'Italia, qual è la sua posizione? Beh, guardi, indubbiamente è innegabile che l'Italia si sia trovata a far fronte ad un flusso migratorio senza precedenti e che purtroppo non ha sempre trovato quella solidarietà e quella condivisione di responsabilità che poi io dico sono fra i presupposti fondanti inseriti proprio nei trattati dell'Unione Europea. Noi siamo arrivati all'approvazione della legge Zampa nel 2017, che è una legge che prevede proprio tutta una serie di tutele specifiche da applicarsi anche ai minori stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio. E abbiamo lavorato molto su due aspetti. Intanto la corretta identificazione e la registrazione dei minori, che deve essere sempre fatta senza, diciamo, uso di coercizione, ma spiegando al minore quali sono le ragioni di quell'identificazione necessaria per proteggerli, perché Europol ci ha detto che sul territorio europeo si sono perse le tracce di circa 10.000 minori stranieri che finiscono purtroppo inevitabilmente spesso nelle maglie della criminalità organizzata.